Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il notaresco espugna il Gudini di Rieti battendo gli Amaranto Celesti per 3-2, dove la squadra di Epifani è stata brava a sfruttare al massimo le azioni create nell'arco della partita. 3-5-2 per Stefano Campolo, che rispetto alla gara contro la Vastese inserisce Sedak per Brumat e Galvagno per Signate. In panchina il nuovo arrivo Prandelli. Nel 4-2-3-1 di Massimo Epifani, spazio per Palumbo alle spalle di Olcese, assente Bianciardi per squalifica, mentre rientrano Frulla e Massarotti. Fischia Silvera di Valdarno. Parte subito forte il notaresco, che al decimo minuto è già in vantaggio 2-0. Al quarto minuto ripartenza veloce di Palumbo, bravo ad appoggiarsi per la corrente Banegas, ma la conclusione a botta sicura dell'argentino viene deviata in angolo. Dalla bandierina si fa perdonare il fantasista, che lasciato solo in area di rigore batte Scaramuzzino. Il tempo di rimettere in gioco la sfera e il notaresco raddoppia. Olcese smarcato in area di rigore non riesce a concludere, la sfera arriva sui piedi di Marchionni, bravo di prima intenzione a mettere il pallone sotto il 7. Avvio shock per il Rieti, che prova una timida reazione al 17esimo con Orchi, il capitano, bravo sul secondo palo a farsi trovare pronto, meno sull'indirizzare la palla in porta. La partita gode di un buon ritmo, con il Rieti che si catapulta in avanti, ma il notaresco ad avere l'occasione per chiudere già l'incontro con la punizione di Frulla, che finisce a un lato di un niente. I pericoli per gli abruzzesi arrivano ancora da azioni d'angolo, come al 37esimo, quando i padroni di casa la riaprono con il colpo di testa vincente di Montesi. I riatini ci credono adesso e sfiorano immediatamente il pareggio con Tomassone, ma il tiro dell'attaccante non trova per questione di centimetri la porta. Prima dell'intervallo occasionissima per il notaresco, ma la conclusione di Olcese a botta sicura viene salvata da Scaramuzzino con l'aiuto anche della traversa. La ripresa riparte con gli stessi 22 in campo e con il notaresco pronto a far male, ma Olcese, liberato al tiro da Marchionni, non trova lo specchio della porta. Fiutato il pericolo, il Rieti prova a riversarsi tutto in avanti con la squadra di Campolo pericolosa al decimo con Orchi, che conclude al lato. Ancora Rieti al 12esimo da calcio piazzato con Montesi, ma questa volta tra lui e il gol ci sono i guantoni di Sci, che salva il risultato. Montesi, 3 minuti più tardi, è protagonista in negativo per i suoi, quando cicca clamorosamente la sfera e dà il via alla ripartenza di Banegas, che arriva fino al limite dell'area e con il mancino batte Scaramuzzino. Con il triplice vantaggio la partita sembra finita, viste le difficoltà dei padroni di casa a rendersi pericolosi, ma come un fulmine al ciel sereno arriva il gol che dimezza lo svantaggio. Punizione di Tomassone, che trova libero in area di rigore Scogna Miglio, abile con il piattone a mettere in rete. Protestano i rossoblù per una presunta posizione di fuorigioco. Il gol però non dà la carica ai reatini, che anzi rischiano di capitolare ancora una volta al 43esimo, quando Cancelli, messo giù in area di rigore, viene ammonito per simulazione dal direttore di gara. Al triplice fischio finale, gioia in casa notaresco, che con questa vittoria scavalca in classifica il Castelnuovo e adesso si trova a -4 dal campo basso, e domenica prossima al Savini arriva il fanalino di coda agnonese.